Ah Mario, non te l'ho detto, ho cambiato l'alternatore, eh? Alla fine ne ho messo uno potente da 150 amperora. 150 ampere Ah, no? Ma mio cugino mi aveva detto, ah sì, forse hai ragione, sono a 150 ampere all'ora, sì, perché 150 ampere ogni ora, certo, sì, deve essere così. Oh, no, forse 150 watt, allora non mi ricordo, Ecco, sì, 150 watt, 150 watt, 150 sì. watt-ora, 150 watt-ora, o watt all'ora, 150 watt all'ora, 150 watt all'ora, 150 volt forse, 150 km all'ora, quanto cazzo è il mio alternatore, quant'è? Ciao a tutti amici e bentornati sul canale del blog della vela. Io sono Roberto Minoia, oggi facciamo una lezione teorica. Che palle, si parla di teoria oggi, sì, però non ne posso più perché 9 volte su 10 quando parlo con qualcuno che mi chiama per avere magari qualche consiglio, qualche parere su un impianto elettrico, fotovoltaico, batterie, alternatori e cose di questo tipo, e le unità di misura vengono sempre usate a capocchia e non è corretto perché usare le unità di misura corrette è una cosa doverosa. Nessuno si sognerebbe mai di dire, non so, la mia auto non consuma niente, pensa che fa 20 km all'ora con un litro, perché non esiste, si dice fa 20 km con un litro, non 20 km all'ora con un litro. E allora non capisco perché, per esempio, in ambito elettrico si dica tranquillamente: il mio pannello solare fa 5 A ogni ora di funzionamento, oppure ho un caricabatterie da 20 A, che produce 20 A ogni ora. Sono frasi assolutamente sbagliate e adesso voglio spiegarvi perché. Ma voglio spiegarvi perché partendo da un concetto molto comune con cui tutti abbiamo confidenza, per esempio l'acqua. Perché io penso una cosa, che le unità di misura in ambito elettrico si sbaglino per un semplice motivo, perché l'energia elettrica è una cosa abbastanza astrusa, è al di fuori della nostra esperienza. Sì, sappiamo che ci accende la lampadina quando schiacciamo l'interruttore, ma non la possiamo vedere, non la possiamo toccare, non la possiamo annusare, no? E per questo motivo sembra un po' astratta. Invece l'acqua è una cosa con cui abbiamo quotidianamente a che fare. Bene, allora cominciamo col dire che l'acqua si misura in litri, lo sappiamo tutti, no? Litri o sottomultipli, multipli, decilitri o ettolitri o quello che volete, ma comunque sono sempre litri. Bene, vi sembrerà strano, ma anche l'elettricità si ha un'unità di misura, no? La quantità di carica elettrica si misura in coulomb. E alcuni di voi sono sicuro penseranno, ma scusa, ma non erano gli elettroni che formavano la carica elettrica? Sì, in effetti sono gli elettroni, però parlare in termini di elettroni costringerebbe ad utilizzare dei numeri sempre enormi e quindi qualcuno, qualche fisico pigro, un giorno ha detto: vabbè, sai cosa facciamo? Ci inventiamo questa unità di misura che è il coulomb, che definisce una certa quantità di elettroni, perché è questo che fa, no? Mi sembra che siano 10 alla 22esima elettroni o una cosa del genere, quindi un numero enorme, un 1 con 22 zeri. È un numero quasi incomprensibile, un fantastiliardo. E appunto qualche fisico ha detto: d'ora in poi questa quantità enorme di elettroni la definiamo coulomb, quindi litri da una parte, coulomb dall'altra. Ora torniamo al paragone dell'acqua e pensiamo ad un tubo all'interno del quale scorre una certa quantità d'acqua. Questo flusso di acqua all'interno del tubo sapete tutti che si misura in quantità d'acqua nell'unità di tempo. Quindi, per esempio, posso parlare di litri al secondo, di litri all'ora, di litri al minuto, quello che voglio. L'importante è che ci sia una quantità di acqua diviso un'unità di tempo, cioè un certo tempo. Quindi, per esempio, apro il rubinetto dell'acqua e con il tubo riempio il serbatoio dell'acqua potabile con un flusso di 10 litri al minuto, supponiamo. In ambito elettrico posso pensare alla stessa cosa in termini di corrente elettrica. Allora, la corrente elettrica, cioè la corrente che scorre all'interno di un cavo elettrico, viene espressa sempre in quantità di carica elettrica nell'unità di tempo. Per esempio, posso dire che in un filo elettrico scorre una corrente di 5 coulomb al secondo.
o 5 coulomb al minuto o 5 coulomb all'ora, quello che voglio. Concettualmente è la stessa cosa dei litri al minuto in ambito acqua. Bene, siccome sempre lo stesso fisico pigro di prima, di cui parlavo prima, una mattina si è svegliato e si è detto: ma perché io devo sempre parlare di coulomb al secondo quando voglio definire la quantità di flusso di carica elettrica all'interno di un cavo? Io faccio una cosa, un coulomb al secondo dico che si chiama ampere, così rendo omaggio anche a quel fisico nostro collega che ne ha inventate di tutti i colori e sarà sicuramente contento anche se è morto da un po' di tempo. Comunque, da quel giorno diciamo che l'ampere, l'unità di misura ampere, è stata associata al flusso corrispondente ad un coulomb al secondo. Quindi se io dico 127 ampere, posso dire 127 coulomb al secondo e non cambia niente, è la stessa identica cosa. Orbene, avete capito una cosa, questa è una cosa fondamentale che avete capito, che l'ampere già esprime il flusso di corrente attraverso un cavo. Per questo motivo, così come a nessuno verrebbe in mente di dire attraverso questo tubo scorre, a questo tubo d'acqua scorrono 10 litri al secondo all'ora o 10 litri al secondo al minuto, perché se sono 10 litri al minuto sono 10 litri al minuto, punto e basta. Altrettanto deve venirvi con la corrente elettrica, cioè se io dico 5 ampere già definisco un flusso di corrente. Non ha senso dire 5 ampere ogni ora o 5 ampere all'ora, perché quei 5 ampere sono già 5 coulomb al secondo, quindi sarebbero in un'ora quanti? 5 per 3600 coulomb all'ora, d'accordo? Perfetto, quindi cancellate dal vostro vocabolario l'unità di misura ampere fratto ora, non esiste. Ma cosa succede al nostro tubo dell'acqua che supponiamo sta erogando 10 litri al minuto? Dopo 5 minuti avrà riempito il nostro serbatoio esattamente con 50 litri d'acqua. 10 litri al minuto moltiplicato 5 minuti infatti fa 10 litri. È interessante notare come siamo partiti dalla misura di un flusso di acqua, che appunto si misura in litri al minuto, l'abbiamo moltiplicata per un tempo, i nostri 5 minuti, e siamo tornati ad avere una quantità d'acqua, cioè dei litri. E questo è perfettamente normale, si può anche verificare, perché noi abbiamo il flusso d'acqua che si misura in litri fratto tempo, lo moltiplichiamo per un tempo di nuovo e si riottengono i litri. Questa è quella che i fisici chiamano equazione dimensionale, però vedete che non è niente di stravolgente, è una cosa semplicissima. E alla nostra corrente che cosa succede? Allora, abbiamo la nostra corrente di 5 ampere, cioè 5 coulomb al secondo, che facciamo scorrere verso una batteria, supponiamo, che è l'equivalente del nostro serbatoio, solo che invece che contenere l'acqua contiene energia, no? E quindi la nostra corrente di 5 ampere dopo un'ora avrà riempito la batteria di una carica elettrica pari a 5 ampere ora, cioè 5 ampere moltiplicati un'ora di tempo. I più attenti adesso diranno: vabbè, ma Roberto, cioè non dovremmo tornare a una carica elettrica, perché siamo partiti da un flusso di carica elettrica moltiplicata per un tempo, come nel caso dell'acqua dovremmo avere di nuovo una carica elettrica. Invece tu, invece che parlarci di coulomb, adesso ci hai parlato di ampere ora. Che differenza c'è? Non c'è nessuna differenza, sono esattamente la stessa cosa. Cioè c'è un rapporto di equivalenza tra il coulomb e l'ampere ora. Vi posso dire che un ampere ora sono esattamente 3600 coulomb, perché sono 3600 i secondi che ci sono all'interno di un'ora. Vi ricordate che un ampere era un coulomb al secondo, se moltiplico questo ampere per un'ora ottengo 3600 coulomb. Bene, torniamo all'acqua. Torniamo all'acqua per aggiungere una variabile, la velocità con cui quest'acqua scorre attraverso il tubo. Supponiamo di avere un flusso costante di 10 litri al minuto, che è quello che avevamo detto prima, però voi capite che se questi 10 litri al minuto passano attraverso un tubo grosso così,
i 10 litri al minuto avranno una velocità, no? L'acqua che scorre scorrerà ad una velocità relativamente bassa, perché 10 litri al minuto ha voglia da un tubo così. Ma se il tubo lo metto piccolino così, per far uscire 10 litri al minuto dovrò imprimere una velocità maggiore a questo flusso d'acqua, e quindi il flusso d'acqua uscirà ad una potenza maggiore, no? Cioè, gli dico, cazzo, che getto potente, cavolo, scusate, che getto potente che esce da questa canna, no? Eppure sono sempre 10 litri al minuto alla fine, no? In ambito elettrico è la stessa identica cosa, anche il flusso di elettroni, quindi il flusso di carica elettrica, può viaggiare ad una velocità più alta o più bassa. Questa velocità è definita dalla tensione, cioè dai volt. Il volt è la differenza di potenziale che viene applicata ai capi di questo connettore. Quindi se ho una corrente di 5 A, supponiamo a 12 volt, vuol dire che questo flusso procede a una certa velocità. Se ho gli stessi 5 A che all'interno di un circuito a 24 volt, vuol dire che questi elettroni vanno alla velocità doppia rispetto a quelli che sono nel circuito a 12 volt. Cosa consegue? Qual è la conseguenza di avere una tensione più alta o più bassa a parità di corrente? Quello che cambia è la potenza sviluppata dal circuito elettrico. Ve lo ricordate il tubo di prima? È la stessa identica cosa. Se faccio 10 litri al minuto da un tubo grosso così, l'acqua esce prof così. Se faccio da un tubo così, mi esce ad una pressione incredibile, quindi con maggiore potenza. Mentre il tubo grosso così non farebbe male a una mosca, invece nel tubicino così, se lo punto contro gli occhi di qualcuno, gli faccio un buco. In effetti, in ambito elettrico c'è una facilissima relazione di proporzionalità diretta tra la potenza e la tensione, quindi i volt. Andando in dettaglio, vi posso dire che la potenza è data dalla tensione moltiplicata la corrente. Quindi la potenza, ricordate, si misura in watt, quindi non in wattora, non in watt frattora, ma in watt. I watt sono dati dai volt moltiplicati gli ampere. È chiaro che, come dicevo prima, se voi supponete di avere una corrente di 5 ampere in un circuito a 12 volt, questa svilupperà 5x12, 60 watt. La stessa corrente di 5 ampere in un circuito a 24 volt svilupperà una potenza esattamente doppia, perché 5x24 infatti fa 120 watt. Il watt, in parole povere, è la quantità di energia nell'intervallo di tempo. Quindi un watt si definisce come un joule al secondo, dove il joule è l'unità di misura che si utilizza per quantificare l'energia, quindi un joule di energia al secondo. È chiaro che per lo stesso motivo di prima non esiste il watt all'ora, il watt frattora non esiste, perché è già una quantità di energia al secondo, mentre invece esiste il watt moltiplicato l'ora, cioè il wattora, che non è più una unità di misura di una potenza, ma torna ad essere un'unità di misura di un'energia. Quindi, per esempio, una lampadina da 10 watt che rimane accesa per 2 ore avrà consumato un'energia pari a 10 watt per 2 ore uguale 20 wattora. Attenzione, lo ripeto, wattora, non watt all'ora o watt frattora, che sono due cose completamente diverse. L'ampere frattora non esiste, così come il watt frattora non esiste. Oh, bene, penso di avervi annoiato abbastanza per oggi, eh? Qui finisce la prima puntata della serie La fisica spiegata a mia nonna. Cioè, adesso vado a prepararmi per fare il prossimo video, che sarà un po' meno una rottura di scatole. Voi iscrivetevi al canale, così almeno non ve lo perdete, mi raccomando. Ah, e ricordatevi il like. Sì, sì, La fisica spiegata a mia nonna mi piace. Però immaginati se avessi una nonna tipo Margherita Hack, con i televisori dal cinema, che avrebbero qua, scenderebbero giù, mi prenderebbero con le orecchie. Mi noia, vai a scuola, torna a scuola a studiare.